abbiamo visti nel mondialito, li abbiamo visti nelle varie amichevole che abbiamo fatto internazionali, quindi sarebbe stato molto molto bello confrontarci con il pilota che ha vinto, se non mi sbaglio, la classe elite del forum brasiliano, quindi sarebbe stato molto curioso vederlo all'interno dei campionati FIT, magari in Master League, per vedere cosa poteva succedere. Intanto là davanti, quando manca 2 minuti e 46 secondi, c'è TTG Matthew, ha cambiato più le prime tre lettere lui che Luni, tra un po' con i nickname, quindi adesso è TTG Matthew in 1:28:195. Flaminio si porta davanti di 3 millesimi nei confronti del compagno di squadra Raffo Idex, poi Luca D'Amico in 1:28:04 anche per Dead, distanziato solo di 30 millesimi, quindi una grandissima top 5. Poi Gianlu Coco in 1:28:06 davanti ad Alessio Fiorino, e una Punitan in 1:28:08, 1:28:09 anche per Marco Gano. Quest'anno purtroppo a microfoni spenti si diceva che non c'è il buon Mauro Gold, ne sarà contento tra virgolette Flaminio, così gli può prendere il record di pilota più presente nella storia dei campionati FIT, ma non ne sono contento io, perché con chi potrò mai confonderlo se non con il buon Marco Gano. Questo mi fa veramente scendere una lacrimuccia di tristezza, ma poi lo si vede lì in nona posizione, quindi molto molto buono. Aspettiamo anche Re a questo punto, 1:29:0, a chiudere la top 10 al momento. Chi non è sceso ancora sotto il muro dell'1:28 è Giovi. Scusate, nel 1:29 Giovi, Z Pro Mauro, Mister X, Nicola, Birillo Dog e J Sport, che non ha ancora fatto segnare un tempo, quindi saranno 1:22 di pura battaglia, perché vedo che si stanno lanciando tutti quanti, quindi attenzione. L'unico è Matthew è entrato, ce l'ha fatta a rientrare in pista, a vedere se riesce ancora a migliorare l'1:28:01. Bisognerà vedere a questo punto cosa potrà fare Re, che è in pista. Vediamo, e adesso alla spun, quindi ci sono parecchi piloti ancora davanti a lui. Nel giro c'è D'Amico, quindi io andrei a seguire Luca D'Amico, Fit Luca, che vede Matthew all'esterno. Attenzione, arriviamo alla Degner. Degner 1 e 2. E poi si sale verso l'Airpin. Oh no, peccato per D'Amico. Credo l'arco proprio tra la prima e la seconda di Degner. Sì. Sì, allora hanno risolto il fatto che lì bastava andare un attimino larghi in impostazione a Degner 1 e si spaccava il cartello di 50. Non so l'anno scorso quanti, non mi ricordo se l'anno scorso o due anni fa, il buon Lopez mi ha tirato veramente tanti tanti insulti, purtroppo, perché gli spaccavo sempre quel segnale lì. Invece vediamo chi sta facendo il giro, chi è più avanti. Mi pare Birillo Dog sta terminando il suo giro, ma con gomma media è riuscito a lanciarsi in questo momento. Arriva anche Nicola, che alza il piede. Mister X adesso allo Snake. Marco Ganu si è girato, vediamo dove. Allo Snake vedo una vettura ferma. Sì, è proprio Marco Ganu, sì. E si è girato anche Dead l'ultima dello Snake. Disastro per Dead, che comunque era in quinta posizione, poteva magari migliorarsi un pochettino. Arriva adesso Fiorino, che aveva fatto un T1 davvero garibaldino, ha spostato tutta la pista nello Snake. 28 e 4, sì. Complimenti, perché è arrivato a 38 millesimi da Dead 95. Gianluca adesso. Si è schiantato anche una Pulitan. Vediamo dove. Non è che mi dà un miglioramento di quasi un secondo, adesso alla staccata della... mamma mia, attenzione. Allora andiamo proprio su Re. Arriva adesso all'ultima curva, un attimino persa, ma comunque fa la pole position in 1:28:056. Arriva Re e quindi si mette là davanti, ma sta arrivando anche Matthew, che si migliora di 143 millesimi nel secondo settore. Arriva anche Raffo Idex, che toglie 237 millesimi e arriva alla Casio Triangle, quindi prima Raffo Idex e poi Matthew. Vediamo, arriva Raffo Idex, 1:28:203, quindi... Ma era giro annullato. Sì. Giro annullato, sì, purtroppo. Si è migliorato per anche il G-Sport, decimo, 28:08. Arriva quindi Matthew.
Ultima curva per lui, 1.27.888. E sfonda il muro dell'1.28. Matthew si va a prendere la pole position. Flaminio senza, purtroppo senza benzina. Direi che è finita qua, è terminata qua la qualifica. Una gran prima fila. Subito in pole position Matthew in 1.27.888. Lo segue Re in 1.28.056. E poi dietro un gruppone enorme che grosso modo si racchiude in 6 decimi fino a Z Pro Mauro, quindi grandissimo pacchetto di mischia lì in mezzo. Poi Giovi in 1.29.1, Mister X in 1.29.5, Nicole in 1.29.6 e 29.8 per Birillo Dog. Credo che questi piloti l'abbiano fatto su gomma media. No, tranne non... Giovi, solo Mister X e Z Pro Mauro. Solo G-Sport è il miglior tempo con la media in top 10. E invece Nicola e Birillo Dog tutte e due su gomma media, quindi che dire, Raffa, grosso modo l'avevo detto all'inizio, un pacchetto di mischia super competitivo e chissà se ci saranno un po', come posso dire, le statistiche dell'anno scorso in pro e di 2 anni fa anche. Beh, questo è un gradino interessante che finora non abbiamo visto, o almeno io, forse non seguendo la pre-season del gruppo A, non abbiamo ancora avuto il confronto diretto tra Re, Matthew, Mika, tutti quanti insieme, Luca D'Amico, questi piloti che siamo abbastanza certi che vedremo nella categoria regina. È un gradino questo interessante, quello che c'è tra Flaminio, assolutamente in palla su questo gioco molto di contenti stretti, Raffo Idex e Giallo Goku, con quello invece hanno fatto Matthew e Re in una pista dove si guida, c'è poco da fare con il DRS, di setup scarichi, eccetera eccetera. Qui è proprio fiducia del pilota. È incredibile ovviamente anche il tempo di G-Sport. Un secondo è il delta più o meno che c'è tra la gomma media e la gomma soft. Quindi anche con la soft sono più che sicuro che Jay sarebbe stato lì insieme a Mattia, così come abbiamo visto in Cina in una delle ultime social race, che avevano fatto tutta la gara insieme. Esatto, è molto interessante anche e soprattutto vedere un Raffo Idex molto molto vicino a Flaminio, che l'avevamo visto un pochettino in difficoltà nelle settimane scorse. E davanti al suo compagno di squadra della Sport del 2019, Dead, quindi molto molto in forma il pilota Alfa Romeo questa sera. Mi aspettavo forse un goccino di più da Napo, assolutamente, perché Napo l'ho sempre visto forte, specialmente su questa pista qui. E vediamo, perché innanzitutto ci sono altri 53 giri di gara da goderci assieme qui questa sera. Intanto andiamo a vedere un po' cosa scrive la chat, intanto che le vetture si preparano per il giro di formazione. Il buon Matte Gerax, addirittura il buon Kaiser Matt ovviamente, dice taglio Idex, hashtag taglio Idex, per il suo ultimo giro purtroppo tagliato del pilota dell'Alfa Romeo, quindi molto, c'è molta ironia questa sera nella chat e mi fa molto piacere. E Marco, invece, cosa dici di questa qualifica? Te l'aspettavi? Vabbè, chiaramente la prima fila sì, probabilmente me l'aspettavo, però ho visto alcuni nomi che insomma m'hanno colpito in positivo, altri un po' meno negativo in fondo alla griglia, ma vediamo, la gara è lunga. Ma mi ha anche colpito anche Gianluca Goku là in top 5, quindi complimenti anche a Gianlu, è sempre stato... L'anno scorso, lo ricordiamo purtroppo per un episodio spiacevole che poi si è riuscito ovviamente a rifare con la vittoria di Messico, però ovviamente all'ultima curva purtroppo stava vincendo il GP di Cina ed era andato a sbattere, mi ricordo, sentendo poi il compagno di squadra, il buon Mr. Crive, mi ha detto non so come ha fatto a rimanere così calmo, quindi pilota molto lucido mi pare di aver capito. E speriamo che quest'anno sia anche un po' l'anno del riscatto dopo il fatto che ha perso, diciamo, non è riuscito a completare il campionato, quindi magari un anno di assestamento. Ovviamente quando si viene a correre sul fit senza aiuti, con diciamo un regolamento abbastanza serrato, il primo anno è sempre di apprendimento, e vedremo quindi cosa potrà fare il buon Gianluca Goku.
vedremo se la gara rispecchierà quello che si è visto in qualifica, quindi io non faccio altro che invitarvi a seguire i 53 giri sul circuito di Suzuka. Andiamo a vedere come si comporrà la griglia a seconda delle gomme. I primi 9 tutti su gomma soft, J-Sport con gomma media usata, il resto al di fuori della top 10 c'è cioè Marco Ganu, Z Pro Mauro, Giovi, Nicola e Birillo Dog su gomma media e Mister X con gomma soft. Quindi le vetture si stanno addentrando nella griglia di partenza. Andiamo a vedere, stiamo aspettando solamente Birillo Dog che arriva un pochettino tardato, ma eccolo qui. E quindi pronti per questa prima 100% in live quest'anno del FIT. Quindi vediamo favoriti, così alla veloce. Raffa, Matthew, Mark, re. E allora i semafori si stanno accendendo. Un piccolo desync, si parte con il Gran Premio del Giappone. Buono lo spunto subito di Re con Matthew, che lo va subito fa subito le spalle larghe il buon Matthew all'esterno. Attenzione Raffo Idex, perché aveva tentato di sopravanzare Matthew, e quindi subito Re che perde un paio di posizioni, anzi molte di più, perché è sprofondato fino in ottava posizione corpo a corpo con Napulitan attualmente per la settima e ottava posizione. Là dietro intanto Marco Ganu si è girato. Marco Ganu, mannaggia, è andato largo allo Snake. Ovviamente quando le macchine sono tutte così vicine non è facilissimo, diciamo, guidare in questa prima parte di tracciato, e quindi purtroppo abbiamo già Re che deve rimontare per purtroppo una difesa un pochettino troppo più in là, diciamo, di Matthew, che l'ha accompagnato verso la via di fuga. J-Sport intanto si sta difendendo da uno Z Pro Mauro, ovviamente con una gomma media nuova. Certo è che un giro di qualifica non cambia la prestazione delle gomme, ma vediamo cosa potrà succedere con Alessio Fiorino, che sta perdendo un pochettino. Un gruppo molto compatto ovviamente al primo giro, attenzione. E Raffa, come l'hai vista la partenza? È stato già un corpo a corpo, sì, dal sapore di Master, diciamo. Sì, sicuramente Matthew non ha fatto nulla per non accompagnare Re, ma mi è sembrata scappargli proprio, quasi se, come se ci, sì, fosse un ulteriore dosso, quasi, cioè, come se gli è sfuggito il posteriore. Stava cercando ancora trazione in quel momento, magari stava spingendo anche con l'Hertz per provare a mettersi davanti a Matthew. Comunque incredibile, dal quasi poter essere il primo con le soft a quasi essere l'ultimo, perché l'hanno passato tutti tranne Alessio Fiorino. Assolutamente, dato Ganu va ai box, ovviamente avrà purtroppo danni all'ala il pilota Red Bull questa sera, ma ho visto un Raffo Idex in curva 1 molto molto vicino a Matthew, che attualmente sta facendo l'andatura, e quindi vedremo. Intanto attenzione, perché Talza aveva scritto 10 euro che Re si gira e ci è andato vicino il buon Antonio Ternino dalla chat, quindi vediamo cosa potrà succedere questa sera. E attualmente sono tutti ancora molto molto vicini, quindi due giri incollati e tutti quanti. Vedremo cosa potrà scaturire, soprattutto in una pista in cui è molto molto difficile sorpassare, lo diceva prima il buon Raffa, una sola zona di RS, pista molto tecnica soprattutto nel T1 con lo Snake, che secondo me è una delle parti più belle di tutti i circuiti, di tutto il campionato. E soprattutto c'è anche il fatto che qui per sorpassare bisogna avere quel quid in più, non solo grazie al DRS, ma punti di sorpasso ce ne sono pochi. Arriviamo adesso a un papabile punto di sorpasso, ovvero dopo la 130R, alla staccata della Casio Triangle, dove sono tutti molto vicini. Il più vicino di tutti è Flaminio su Luca D'Amico, che è incollatissimo al pilota della Haas e sta perdendo un po' di tempo anche dalla coppia là davanti. Perdonatemi, ma la devo dire, ci sono quattro motori Ferrari nelle prime quattro posizioni, è incredibile, ecco. È incredibile, una Haas in terza posizione, bellissimo, spettacolare. Andiamo avanti con il commento, perché Raffo è molto molto vicino e continua a seguire molto molto bene il pilota della Ferrari Matthew,
e manca magari a vedere l'onboard dalla Alfa Romeo di Raffo Idex. Se dopo Mauro, Giove, Nicola, Berillo, Mistrix devono fare tutti i complimenti a J-Sport, che sta tenendo i confronti con Alessio Fiorino. Alessio che l'abbiamo assolutamente visto, sì, anche tra i migliori degli esordienti, quello che insomma si è messo sotto una buona luce, è lì sul filo con il secondo nei confronti di Re. È un po' il classico, no, che lo vediamo magari piloti velocissimi in qualifica, però poi quando si arriva soprattutto in primi giri 100% anche nelle competizioni internazionali abbiamo visto come i piloti fit abituati a correre in un determinato modo sono riusciti a fare la differenza. Adesso quindi sta soffrendo, ma attenzione, decisamente attenzione, sotto una buona luce, vai con Raffo Idex, attenzione, un decimo, vediamo se uscirà meglio da la casa di treno. Traziona benissimo Matthew, ha trazionato da Dio, ha preso veramente quei metri in più che potrebbero fargli difendere al meglio la prima posizione. Si butta all'interno, ma una grandissima staccata all'esterno di Matthew e si difende, incredibile cosa stiamo vedendo all'inizio di questo Gran Premio. Tanto mi pare giro veloce di una pulita di 1.33.4 è un giro veloce relativo per il povero Napo, perché sono tutti vicini, attenzione se no, è girato, no, no, mannaggia, no. E iniziamo così, e iniziamo così, molto bene, molto bene. Non voglio più commentare, basta. Abbiamo fatto un giro veloce 33.4, quindi devastante. Sì, sì, sono stato peggio di te, cioè appena ho finito la frase si è girato purtroppo il buon Napo. Mi posso lasciare da soli qualche mese che niente. Vabbè, ma ce n'è stata una in a microfoni spenti purtroppo di una persona che non dico il nome su di me, quindi la 100% del Belgio, non dico il nome di chi è stato per la privacy. Andiamo avanti perché Alessio Fiorino si sta distanziando da Re, di fuori della zona di RS attualmente in 1 secondo e 3, e dietro di lui ci sono, c'è tutto il gruppone con la gomma gialla, quindi Jay sta facendo un grandissimo lavoro come diceva il buon Raffa, ma anche e soprattutto Z Pro Mauro e Giovi che stanno tenendo il passo del buon Jay Sport. Vedremo dove potranno arrivare, attenzione se Jay tenta un attacco qui, no, molto saggio il pilota della Investi McLaren questa sera. Vediamo se tenderà un attacco magari qui, 1.33.407 prima all'esterno, poi all'interno, dentro la curva 1 e passa. È grande, grandissimo sorpasso di Raffo, è arrivato anche il sorpasso di J Sport all'interno di curva 1 nei confronti di Alessio Fiorino, quindi anche Luca D'Amico ha passato Flaminio, no era sempre in terza posizione, sì. È un piccolo bug mio attualmente, però va mica bene solo così. Con le master, comunque sì. Io mi baggo più facile. Il terzo coda di Napo ha messo sì in difficoltà Alessio Fiorino, poiché Re si è trovato fuori dal secondo, visto che c'era proprio la vettura di Napo tra Gianluca Occu e Re, quindi adesso Re si trova fuori, adesso si è trovato fuori dal secondo anche per utilizzare il DRS. Vediamo Gepo che se addirittura dimostra di avere il passo con questa nuova media di già, mi sembra strano, però di già per riprendere questo mezzo secondo a Re e tornare quindi anche lui sotto la zona di RS, è un J-Sport che insomma almeno con la gomma media in questi primi 5 giri in grandissimo spolvero. Esatto, e soprattutto attenzione perché là davanti Raffo Idex è andato in testa e ha dato 6 decimi a Matthew, quindi attenzione perché Raffo questa sera è veramente in grande spolvero. E soprattutto è questo il fatto, anche Luca D'Amico e Flaminio si sono molto avvicinati a Matthew, perché sono tutti e due a 3 decimi. Vedremo cosa potrà scaturire da questa settimana. 1.33.2, giro veloce di Raffo Idex, tanto primi 3 secondi di penalità li prende bello. Nicola, bella questa telecamera posta davanti all'alo che guarda il casco da prima. Non vedo se Zeta Promoro sta per attaccare adesso Fiorino, credo che sia così visto da come si sì. sposta. Bello questo sorpasso, la telecamera, grazie Mamma con le Master, non ha aiutato, però bella idea, ci sta, grazie. Assolutamente sì, l'ho vista in live questa inquadratura, è molto suggestiva, ma chiediamo che non sia messa dalla regia internazionale quando c'è un sorpasso. Intanto altri 3 secondi di penalità li prende Marco Ganu, purtroppo, quindi arrivano le prime sanzioni per i piloti. È un pochettino troppo interno qui il pilota Red Bull, purtroppo in 16ª posizione frutto di un testa coda. Là davanti rimane tutto come prima e Re non sta andando a ricucire
su Gianluco Cocu, Dedde, praticamente il gruppetto di testa è a 1 secondo e 5, anche se il DRS diciamo non fa così la differenza come in altre piste, comunque là davanti sta tirando veramente tanto forte. Redo sta andando a riprendere il DRS, C-Sport invece sì, eravamo 1 secondo e mezzo, adesso 1. Non vorrei che, microfoni spenti, giocavamo, no? Vedendo le vetture uscire dai box a prendere quel dosso tra essenzialmente garage e pit lane. Non vorrei che il Re sia finito in qualche zona strana e che abbia riportato un danno lì, probabilmente in uscita dal pit lane. Non dovrebbe esserci nulla troppo estremo, però abbiamo visto vetture smontarsi essenzialmente appena provano ad approcciarsi ad un rush, quindi abbiamo visto il live score su Telegram, Formula Italian Team Official Channel di Belgio, vedere purtroppo un 100% molto brutta tra virgolette, nel senso ci sono stati molti ritiri per i danni al fondo e mi è dispiaciuto, io ne facevo parte, mi è dispiaciuto moltissimo non portare a termine la gara. Oh, 3 secondi per Re, intanto attenzione, 1 secondo e 9, e deve aver commesso un errore perché gli è addosso Jay. Eh sì, forse l'arco qui a Degner, dove sta tra l'altro arrivando Giovi, vicinissimo ad Alessio Fiorino. Giovi che in curva 1-2 stava probabilmente circumnavigando la Williams di Alessio Fiorino, ci ha provato all'esterno, forse un'idea qui al tornantino, ma decide di rimandare. Sì, intanto dalla chat ci scrivono Raffo Idax, campione Master League, il buon Kaisermatt stasera alla torsida, il buon Raffo Idax questa sera in chat, quindi vedo tanto tifo per il buon Raffaello Morga. E attenzione perché 8 decimi in questo momento, 7 diventano il distacco tra Raffo Idax e Matthew, e attenzione perché Luca Dami si è girato di nuovo una pulita nell'uscita della seconda spun. Dicevo, attenzione perché Matthew intanto continua a trazionare fortissimo dall'ultima curva, e però si stanno avvicinando prepotentemente D'Amico e Flaminio, che non lo lasciano di un millimetro. Quindi se si allontana un pochettino Raffo, intanto J-Sport va a passare Re all'esterno di curva 1, e J-Sport, attenzione al pilota McLaren su gomma gialla, perché è a 1 secondo e 8 dalla vetta e ha la strategia inversa. Clamoroso quello che sta facendo Jay attualmente. Sono curioso di capire il passo e quello che può essere il potenziale, perché dalla chat Talz ci segnala che non è che stanno spingendo così fino in fondo, ecco, diciamo non è l'ultimo giro della Master, non ci si gioca il titolo, non stanno dando tutto. Magari terrò d'occhio il cronometro nei prossimi passaggi per capire meglio questa situazione, perché in effetti, per carità, già dopo 5 giri Jay stava girando più forte di Re, ma è sembrato un Re un po' traumatizzato, ecco, tra molte virgolette, dalla partenza. Eh sì, ma a questo punto sarebbe interessante vederli a pieno, questo non fa altro che farmi rimanere sintonizzati con noi per vedere i campionati ufficiali FIT, come detto prima inizieranno nei primi d'ottobre, quindi rimanete sintonizzati, schiacciate il follow per rimanere sempre aggiornati sulle live che facciamo. Attenzione perché 8 decimi Matthew nei confronti di Raffo Idax, ma riesce sempre a trazionare da Dio. Intanto J-Sport 1.33.111 giro per... Giovi 1.33.0, attenzione, grandissimo il pilota dell'Alfa Tauri con gomma media. E Nicola all'interno ci prende come Talzo su tutto. L'unica coppa che sono riuscito a vincere sul fit è quella di fianco al mio nome Twitch, incredibile. Antonio Ternino. Dicevi, Raffa? Che Raffo Idax nello scorso giro aveva fatto 1.31, mi pare stanno girando, cioè me lo sono dimenticato. No, 1.33. È caduto Orbesto. Di qualche difficoltà questa sera per la connessione di Ernesto, speriamo possa rientrare in stanza. E se poi Andrea magari mandarglielo anche te un altro invito, grazie. E tra l'altro qualche giro fa c'è stato il sorpasso di Giovi nei confronti di Alessio Fiorino, nel mentre che J-Sport aveva appena passato Re, manovra simile all'esterno in curva 1, e poco fa c'è il sorpasso di Nicola, questa volta sempre in curva 1 ma all'interno nei confronti di un Alessio con questa gomma
Kumasoft, lui sì che sta andando in calo, probabilmente è questa la differenza, diciamo, all'inizio, e che forse sta, tra virgolette, spiegando meglio l'interpretazione di Tals. La Kumasoft forse sta andando in sofferenza, i piloti hanno deciso di tenere un ritmo più alto per non esagerare con le sollecitazioni, quindi stanno cercando di allungare la vita dello pneumatico. Però occhio che qui si arriva quasi in tre, spettatore con Berillo Dog, Nicola che si difende all'interno, e Berillo Dog dall'esterno, sembra quasi una accoppiata Red Bull della scorsa stagione, visto che non era Nicola ma era dato Izzi, ma Nicola e Berillo si conoscono molto bene, l'abbiamo visto più volte duellare insieme, grandi amici anche in pista, quindi è sembrata una manovra quasi studiata del fantomatico muro blu Red Bull della passata stagione, quando ci si trovò drago lievitato, insomma la pro dell'anno scorso. Dovete recuperare assolutamente il Gran Premio di Spagna, perché fu una gara incredibilmente bella, commentata perfettamente il muro blu. Il muro blu, sì. Attenzione, loro. Bandiera gialla nel T3. Nel T3, chi è? Napo, allora, mannaggia, tre secondi anche per il pilota Mercedes questa sera in veste nera. Speriamo, non per ci mancherebbe per le battaglie morali che sta portando avanti il buon Lewis Hamilton, però voglio rivedere la freccia d'argento. Sono tradizionalista, mi piace di più la Mercedes tutta argentata, e accosta meglio anche col verde acqua. Attenzione, intanto è rientrato Ernesto, questa è una buona notizia. Attenzione là davanti, perché rimane tutto grosso modo cristallizzato. Si è ritirato Napo. Si è ritirato Napo all'ultima di dello Snake. È la Dunlop quella lì. Vado a vedere un attimo con la mappa. Dovrebbe sì essere la Dunlop. L'ultima sinistra prima delle Dunlop. Sinistra, sì. Ok, perfetto. Lo sapevo. Attenzione. Attenzione, perché D'Amico questa volta è molto molto vicino a Matti. Vediamo se tenterà l'attacco sul pilota della Ferrari. Si fa solo vedere, ma è arrivato veramente vicinissimo nei confronti della Ferrari di Matthew. Là davanti tutti molto molto guardinghi in cosa può succedere. Intanto è rientrato il buon Mister X a tutti gli effetti, perché si sono resettati tutti i parametri, tutti gli intervalli. Quando si pitta, ci chiedono dalla chat, Raffa, tu hai provato per caso in un remoto? Con quale faccia fai queste domande? Ogni tanto, così. Piuttosto di voglio dire che tempo fa tra una settimana. No, io, ragazzi, mi pare si faccia soft media, no, credo verso il 18° giro, se non vado errato, perché anch'io faccio lo spavaldo ma non ho provato tantissimo, quindi credo verso il 18° giro, credo, quindi vedremo. Ma tutto ciò diciamo aiuta la misteriosità nel finale, quindi rimanete sintonizzati anche per scoprire quando si pitta in Giappone. Tanto attenzione, Giovi, peccato 3 secondi per il pilota della Alfa Tauri. Vediamo se si muove qualcosa là davanti. È molto vicino Matthew nei confronti di Rafo Idex, quindi credo riuscirà a difendersi un po' meglio, ma è uscito a fulmine. È uscito a fulmine Luca D'Amico, quindi attenzione. Un decimo, vediamo, si fa tutto sulla destra Matthew, va all'esterno di curva 1. D'Amico, ma fa una grandissima staccata di nuovo Matthew. E si difende la seconda posizione, cioè è veramente D'Amico che scalpita dietro a Matthew, come detto prima, il driver of the year dell'anno scorso. Bussa e nessuno Sport. Oh sì, è arrivato sotto il secondo J-Sport nei confronti di Gianluca Cocu, e si è unito al gruppetto di testa con la gomma media. Grandissima prova anche di J-Sport questa sera, e a questo punto sono molto molto curioso di cosa possa fare il pilota McLaren, anche perché comunque tutto sommato fino a Alessio Fiorino, purtroppo Mister X è fuori per la disconnessione, ha perso parecchio, ma fino a Alessio Fiorino se la stanno giocando ancora tutti. Dato leggermente lungo all'Airpid, scusami, Zada Pro Mauro, oppure sì, una traiettoria decisamente differente rispetto a Giovi, quasi si stavano per toccare in uscita, ecco, poi effetto elastico, Zada Pro Mauro si è allontanato, però ecco, diverse interpretazioni anche questo, sotto questo punto di vista. E Talza, leggevo dalla chat, che proprio i piloti si stanno comportando in questo modo con la software proprio per non stressare la gomma, quindi forse questa traiettoria è anche è un qualcosa di studiato in più, oppure semplicemente Mauro è andato lungo, ecco.
intanto sono andato a vedere quanto dista Alessio Fiorino da Raffo Idex, solamente 14 secondi e 5, ed è tutto sommato dietro al Birillo Dog con Goma Soft, quindi complimenti a tutti quanti ragazzi questa sera. Sono veramente una gran... Alessio Fiorino ai box, mannaggia, vabbè, ma appena... appena dico che... Attenzione Giovi! Giovi in curva 1! Svernisce Z Pro Mauro! Eh sì, e quindi va a prendere la testa del trenino dei piloti su gomma a media. Ovviamente ce l'avrebbe metaforicamente J-Sport, ma davanti tra lui e Giovi c'è Re che ha gomma soft. Non ho capito il mattonellato nella zona garage in pit lane, magari lo rivedrò più avanti. Sono curioso, sembra piazza, ma ci manca una fontana, sembra strano quello mattonello. Chiamate un ingegnere civile o un anziano che vada a guardare i cantieri la prossima volta a Suzuka per il mattonellato della corsia dei box. No, prima invece vedevo il... non so se ci sia effettivamente anche nella realtà, ma dei dossi spaventosi tra una piazzola e l'altra dei box, quindi speriamo che non ci siano danni al fondo per questo, sarebbe il colmo veramente. Uno va in box per fare la sosta, bellissimo. E rompe il fondo. Vince chi non si ferma. Uno guarda il mattonellato e nel mentre rompe il fondo della macchina, un disastro. Attenzione, perché Dead è molto vicino a Flaminio, è uscito anche molto molto bene il pilota della Williams. Da davanti credo che riuscirà ancora a difendersi, si difendono tutti ovviamente con questo DRS. Invece chi potrebbe attaccare? No, neanche Z Pro Mauro, perché sì, ha il DRS ma è distante, quindi tutto sommato posizione cristallizzate in pista con Birillo Dog che si fa sotto di nuovo a Nicola. Vediamo se riuscirà a tentare un controsorpasso, una risposta nei confronti del pilota stasera in vesti verdone, il verde dell'Aston Martin. Non abbiamo fatto una cosa che potrebbe essere molto bella, qual è la macchina quest'anno di quelle che hanno cambiato livrea, quindi Williams, Aston Martin, Alpine e basta, Alfa Tauri se vogliamo, c'è meno bianco, però mettiamo queste quattro, qual è la macchina che vi piace di più? Allora, io da quando sono arrivato sul fitto ho sempre utilizzato la Williams, poi insomma, l'ultima annata 2019 c'è stato tutto il ciclo del Banana Racing Team, la Renault, il giallo banana, tutto quello che è accaduto tra i vari campionati, un disastro bellissimo sui social, quindi sono molto combattuto tra il cambio tra Williams e Alpine. Penso di puntare sulla Williams, però. Marco? Scusate che ero preso a seguire i piloti, scusate, mi sono perso la domanda. Qual è delle scuderie che hanno cambiato livrea, quindi Aston Martin, Alfa Tauri se vogliamo proprio metterla, e Williams e non mi ricordo la quarta, qual è secondo te la migliore? Alpine, perché Alpine alla francese. No, è la francese, no, è la francese. Ah, ok. Ecco. Transalpini. Se ci mettono una linea... Attenzione, no, incredibile, è arrivato Max Basile, sono un ingegnere civile ed è anche un anziano, il mattonellato non lo porto per entrambi. Il Bonjour 27. Buonasera. Quando arriva Gil non lo fa mai, diciamo, in punta di piedi, bellissima questa frase. Nel mentre hanno preso penalità Z Mauro e Raffo Idex, sì, mentre che giocavamo un po', e per continuare a giocare, sperare, sognare, metteranno sicuramente la livrea della McLaren a Monte Carlo, quindi questo punto quello. No, ma non la metteranno mai, siamo ancora qua che lì, stavo dicendo una cosa bruttissima, siamo ancora qua che lì invece che aspettiamo che limoniamo Imola, lasciamo perdere perché volentieri comunque, dai, si può fare. Siamo ancora qua che aspettiamo Imola, è arrivata a breve Portimao, quindi
vedremo quando arriverà anche quell'altro circuito a forma di spada. Lo vedremo, lo vedremo. Attenzione, perché intanto Rafoidex si difende nei confronti di Matthew, che fa un grandissimo sorpasso all'esterno di curva 1. Si riprende la leadership il pilota della Ferrari con un grandissimo sorpasso, gran staccata all'esterno di Matthew. E vedremo a questo punto se effettivamente quello che diceva Talz prima. Intanto Z Pro Mauro di nuovo su Giovi. Giovi ha fatto un errore, lo vedo con gomme sporche, forse è arrivato un pochettino largo, che addirittura è arrivato ad 8 decimi nei confronti di Z Pro Mauro. È una fase di calo pesante comunque della gomma soft, perché avevamo visto 3-4 giri fa il giro più veloce di nuovo migliorato da parte di Giovi. J-Sport era comodamente sotto al secondo, adesso si è anche riallontanato da Giallo Coco, quasi come se fosse tappato, c'è poco da fare, si passa in un solo punto qui, solo se il pilota davanti non ha DRS, è davvero complicato per Giovi, magari sta aspettando, sta allungando ancora di più forse la vita del suo pneumatico per poi fare un ultimo stito della gomma rossa rapidissimo. Vedremo, vedremo quindi cosa succederà. Siamo al 16° giro di 53 previsti qui nel circuito laboratorio della Honda, lo dicono specialmente gli appassionati della MotoGP, ma la Honda purtroppo l'ultimo anno da motorista per la Formula 1, e quindi anche un canto del cigno, diciamo così, se vogliamo metterla sul filosofico per i motori giapponesi. E se vogliamo anche passare sul reale, tanto per il momento non attacca nessuno, nessuno nei confronti di nessuno, cosa vi aspettate dai motori Red Bull l'anno prossimo? Perché i motori li farà, sì, con l'apporto di Honda, però i motori, la Red Bull diventa una casa motoristica. Se mi parli di Suzuka, Honda, tutto il discorso patriottico, cosa ti ricorda? Io le bandiere del cavallino al vento, però quello è un altro tema, è complicato. 32,5 intanto Alessio Fiorino su gomma media nuova. Vado decisamente fuori tema e onestamente non lo so, perché è come te la saresti aspettato, la Racing Point avrebbe fatto dei passi così in avanti, ma no, insomma, è appena entrato il padre, ha comprato il team, però dove ha investito i soldi? Quindi si tratta sempre di quello, quindi... Ma ha copiato palesemente, cioè come se... ma non è che ha copiato, è entrato, lo compro, non è, quello non è come, quello è acquistare direttamente i diritti, a posto sei mio, fine, andato. E essenzialmente la Honda è la Red Bull ha fatto la stessa cosa con i vari meccanici, ingegneri che c'erano in casa Honda, cioè il progetto, diciamo, Honda magari si tira fuori con il marchio, ma sicuramente la proprietà intellettuale, ecco, tutti i vari progetti e ciò che ovviamente c'è nel futuro. Intanto tornano ai box diversi piloti, sì, tanta azione, bravi anche Raffo, evitare di colpirsi. Matthew, Raffo, Luca D'Amico ed Edde è l'unico che non rientra, ovviamente Flaminio, perché sennò avrebbe perso tantissimo, quindi farà un altro giro il pilota dell'Alfa Romeo. Segue anche Gianluca Cocu a un secondo e due. 18° giro, ci avevo preso, incredibile, incredibile. Attenzione, perché Nicola è molto vicino a Birillo Dog, perché si sono risorpassati. Birillo Dog è ripassato, ha sopravanzato di nuovo il pilota dell'Aston Martin, di nuovo in curva 1, quindi lotta anche nelle retrovie, meno male, se la passeranno un pochettino a divertirsi i due piloti questa sera. È molto importante, soprattutto avere un pilota che è, diciamo, vicino a te, anche per testare un po' il comportamento della macchina sul sorpasso quest'anno, e soprattutto per divertirsi anche un attimo a battagliare. Magari non troppo, perché comunque pre-season sì, ci stanno i duelli, ma l'importante è essere abbastanza puliti con i tagli, il proprio passo, non... cioè, la posizione finale conta poco, tutto sommato, è anche sì, disattivata, certo, la safety car, quindi c'è poco bisogno, ecco, di prendersi a sportellate, però ben vengano, educate, ecco, mettiamolo così. Tanto credo tornerà nei box anche Flaminio Gianluca, sì, in questo giro, quindi tra poco via libera per J-Sport, via libera per l'arancionissima McLaren di J-Sport. È un peccato, sì, che il main sponsor della McLaren è legato a Robe della Philip Morris, però avrei voluto vedere lo sponsor autogrid.
questo ve lo dico palesemente, perché non mettere Autogrill, scusate, è stato sponsor a Portimao e vende panini sulle autostrade italiane, quindi tanto Raffo e Mettio fanno cose, si accompagnano il muretto, poi Raffo dall'esterno di curva 1 e tu resiste lì all'esterno. Grandissima difesa ancora di Mettio, quindi a questo punto all'interno questa volta. E come vedete si accompagnano al muretto, pensavo me li sono immaginati mano nella mano saltellanti in pit lane. Lasciamo stare, no, attenzione perché esce fortissimo dalla Dunlop Raffo Idex, e qua è difficile il sorpasso. Mamma mia, molto molto attaccato nei confronti di Mettio. Vediamo se all'Airpin magari ci proverà abbastanza distante, e stanno per raggiungere sia Nicola che Birillo Dog, quindi se Raffo Idex vorrà tentare un sorpasso dovrà farlo prima che Matthew prenda il DRS nei confronti di questi due piloti, e che andranno avanti ancora per molto, perché grosso modo dovrebbero fare ancora 35 giri, dovrebbero arrivare sui 35 giri grosso modo. Sì, e al 18esimo sono fermate, sì. Va bene, attenzione perché Raffo Idex intanto prende tutta la scia nel rettilineo che precede la 130R, arriva molto vicino addirittura in staccata da casa triangle, non la tira la staccata, tenta di uscire molto meglio in questo punto della pista, dove Matthew ha completamente masterato l'uscita della casa triangle. Ma attenzione, 1:31.753 il giro più veloce, ma Raffo Idex si fa tutto sulla sinistra e va a passare Matthew, è arrivato un pochino lungo, è riuscito a tenere la traiettoria, intanto si è girato qualcuno perché ho visto una bandiera gialla, è J-Sport è uscito con gomme sporche. Sì, anche un po' di sottosterzo qui. Vediamo, perdonami la bruttissima grafica, i parziali del T1. Sì, ha perso 6 secondi solo del T1. Mannaggia, che peccato per Jay. Speriamo non abbia rotto niente. Adesso vedremo l'ala anteriore da questa inquadratura. Non si vede nulla di rotto. Si prepara una tormenta, perché tra Birillo e Nicola che si potrebbero tirare con il DRS. Altri che 3 secondi di penalità per Jay Sport. E su Birillo e Nicola adesso sono arrivati Raffo Idex, Matthew, Luca, Ded e Framio. Framio tra l'altro lo stavamo seguendo l'uscita dalla pit lane, deve aver commesso un errore perché era uscito davanti, poi ci siamo spostati nel seguire Raffo Idex e Matthew, però l'abbiamo visto largo in curva 2, l'avevo visto sfruttare la via di fuga in asfalto esterno, quindi forse con le gomme fredde ha commesso un piccolo errore. Attenzione, sembra ci sia il traffico del grado accordo anulare, ma in realtà è un gruppone che si attacca, mamma mia, tutti attaccano tutti alla casa triangle, è stato un disastro. Andatevi a rivedere il Gran Premio della Pro League di Austria, sembrava una situazione in quelle circostanze dove tutti attaccavano tutti. E occhio perché Matthew si difende nei confronti di Luca D'Amico, è arrivato anche Ded vicinissimo nei confronti del pilota Haas, si riaccende così il Gran Premio del Giappone. E occhio perché Raffo Idex in qualche modo sta tentando di sbarazzarsi di Nicola, quando Matthew si è fatto vedere molto molto pesantemente nello Snake. Ma in questo momento è un classico raduno fit con i kart, provi a fare un sorpasso, sbagli, ti passano in tre perché sono più forte, quindi occhio a qualsiasi traiettoria che farà del pilota. No, attenzione, giallo cocco è tornato, no. Giallo cocco, e giallo cocco dicevano che era il più distaccato, ma sta recuperando all'esterno della spawn Luca D'Amico. Attenzione, vediamo se c'è l'incrocio di traiettorie, occhio Ded dietro perché ha dovuto rallentare Luca D'Amico, e Ded gli è arrivato vicinissimo all'ala posteriore della Haas Uralkali. Oh, bandiera gialla nel T2, si è girato re, alla spawn. Occhio perché là davanti, voglio vedere adesso, non vorrei essere nei panni di Nicola. Attenzione perché Raffo Idex prende la scia del pilota Aston Martin, ma lo sta facendo anche Matthew. Vediamo se tenteranno un sorpasso, invece no, rimangono ancora dietro, e questo va tutto a vantaggio di J-Sport. Questo va tutto a vantaggio del pilota attualmente in testa.
provare a ritrovare ritrovare un po' di ritmo. Re purtroppo si ritira ai box. Segnano comunque, per carità, Re è andato forte, idem amiche, ma davvero dietro l'angolo. Trovare l'errore, compromettere completamente tutta la gara, non riuscire più a ritrovarsi, a fare ritmo. Amiche velocissimo, abbiamo visto in questa pre-season in qualifica, ma poi in gara tantissime difficoltà. Quindi un'annata decisamente interessante, mamma mia, un'annata decisamente disastro. Vicina, attenzione, perché ha trazionato da Dio Raffo Idex. Vediamo all'esterno della 230R, non riesce ancora a passare un coriacissimo Nicola con 18 giri in più su questa gomma media. Raffo Idex sta impazzendo per tentare di sorpassarlo, addirittura al rettilineo tra la sponda e la 130R. Vediamo cosa potrà fare il pilota dell'Alfa Romeo qui, poco e niente, ma attenzione perché Matthew tenterà un attacco su Raffo Idex. Vediamo all'interno Matthew, Raffo Idex risponde all'esterno con l'incrocio di traiettorie. Mamma mia, attenzione perché adesso uscirà fortissimo, uscita fortissimo Dead dietro, attenzione anche Flaminio, mamma mia, tutti che attaccano tutti, bellissimo Flaminio, attenzione, si tira fuori, si chiama fuori dalla lotta, mamma mia. Matthew blocca parecchio al posteriore in frenata, l'avevo visto anche prima dal longboard di Raffo prima del sorpasso. Questa volta sono particolare da amico che per evitare di toccare Matthew si è trovato dead e sbucato dal nulla dall'esterno, quindi è davvero molto complicato anche cercare solo di sopravvivere, perché dead, Fleming, Gianlucocu non fanno sconti e ne approfittano giustamente. E attenzione, perché effettivamente uno dice, beh, Matthew e Raffo Idex stanno facendo molta, molta fatica, ma io non vorrei essere nei confronti di Dead e Flaminio. Ma all'esterno Matthew dell'Airpin tenta di sorpassare Raffo Idex, incrocio di traiettoria alla 230R, riesce a prendersi al momento la sesta posizione e quindi va attualmente all'interno di Nicola, attenzione perché riesce, è andato largo Nicola, l'ha portato larghissimo Matthew e gli ha fatto prendere anche 3 secondi, un Matthew in versione The Rock questa sera per i muscoli che ha mostrato all'inizio. E adesso attenzione perché non ci sta Nicola, non ci sta Nicola, attenzione, mamma mia, si sposta a sinistra, a destra, tenta di attaccare il pilota della Ferrari all'esterno, all'esterno, attenzione, un piccolo contatto, no, è esploso, altro no. Non so, era un board con Luca, quindi si è intravisto quanto è successo con Nicola, l'ho visto andare lungo più o meno, diciamo, non sul punto di corda, non so se poi si è toccato con Matthew nel richiamo a sinistra, ecco, era un po' tagliata l'immagine perché in mezzo c'era Raffo Idex. Vabbè, continuiamo, attenzione perché comunque è rimasto tutto sommato il gruppone attaccato, purtroppo perdiamo Nicola. Non so se Matthew ha riportato dei danni, perché è abbastanza, cioè si viaggia abbastanza, uno dei punti più lenti è quelli della pista, quindi non mi aspettavo onestamente un'esplosione del genere. L'ho visto prima l'ala staccarsi, credo di Nicola, perché nessun altro dovrebbe avere danni, e poi ecco, è arrivato il ritiro, ha ceduto la sospensione, ma non fatto caso nemmeno se fosse l'anteriore destra o la sinistra, credo la destra. Diciamo che la chat sta commentando, dico solo questo, quindi c'è un coro unanime che si alza. Purtroppo andiamo avanti con la telecronaca, perché Raffo Idex attualmente si trova in testa virtuale, con la leadership virtuale del Gran Premio, con Virillo Dog, che questa volta non ha il DRS e deve tentare di tenere dietro un boato di piloti che vorrebbero tentare di iniziare a fare il loro passo. Esce fortissimo comunque anche Bill Dog dall'ultima curva, cioè grandissima trazione per il pilota dell'Alpine che grazie a questa uscita riesce ancora a difendere la posizione, e J-Sport là davanti se la ridacchia perché è salito a 6 secondi e 6 nei confronti di Z Pro Mauro il suo distacco, e sta salendo anche il distacco tra Giovio e Birillo Dog perché ci sono 7 secondi e 7. Oh, attenzione, Gianluca Coi box mette un'altra gomma gialla,
credo ci sia stato anche il cambio dell'ala. Sì, cambio dall'anteriore per Gianluca. Purtroppo magari in quel parapiglia che è successo alla Casio Triangle ci ha rimesso anche lui. Raffoidex è stato vicinissimo alla 230R, ma niente da fare. Né Pirillo né Nicola hanno regalato nulla questa sera ai piloti che sono arrivati con gomma nuova. Vediamo all'uscita qua della Spoon. È sempre un blu, è più chiaro, ma è sempre un blu. Oddio, era dell'Aston Martin. Sì, siamo sempre sui toni del blu. C'è il stilo, ecco. È un blu incazzatissimo, insomma. Per come si sta difendendo, come palese. Però è un blu. Attenzione, perché un altro blu, ma con un po' più di bianco e un po' più di giallo, è arrivato vicinissimo a una posteriore di una macchina bianchissima, che è l'AS. Quindi attenzione, vediamo se questa volta Raffo Idex tenterà il sorpasso all'esterno di curva 1. Si difende Birillo Dog, ma questa volta deve tirare il remi in barca, perché ovviamente con gomme molto meno usurate di lui ha una grandissima trazione la Foidex. Passa in quarta posizione, può iniziare a fare il suo passo e tentare di staccare a questo punto i piloti che sono dietro. Io prendo il commento di Alberto, che è ciò che volevo dire quando mi sono anche messo a contare per vedere se erano 10 macchine in una curva. C'era stata la visuale in presenza dell'elicottero prima delle esplosioni varie, dei vari incidenti. Con Alberto Coltrano, dove mi ha lasciato, cioè, comunque le macchine così vicine fanno abbastanza paura. È proprio un elefante pronto, che come si muove fa un danno, perché li vedi così, dice no, non succede, ma se succede è un disastro. Era uscito malissimo Birillo Dog, sgondolando col posteriore di fianco. C'era purtroppo Luca D'Amico che ha dovuto alzare il piede, perché sennò succedeva un altro disastro. In tutto ciò, attenzione, perché arriviamo sul rettilineo tra la Spoon e la 130R, con Raffo Idex ovviamente che sta iniziando a prendere largo, ma non ha ancora tolto dal DRS Birillo Dog, che quindi potrà tentare di difendersi sul rettilineo principale con Luca D'Amico, che tenta di passarlo all'esterno della Casio Triangle, quindi esce molto più forte di Birillo Dog dall'ultima curva. Vedremo cosa potrà tentare Luca D'Amico. Infatti si fa tutto sulla sinistra e passa all'esterno di Birillo Dog. Sì, sono calmini, ci stiamo divertendo con calmini. Sì, vediamo quindi a questo punto Dead se riuscirà a passarlo subito. E quello che ha fatto Birillo Dog comunque è di notevole dimensione, il fatto che non ha perso in un giro il DRS di Raffo Idex, con 13 giri di gomma in più, se no 18 giri di gomma in più. Quindi è una media in grande spolvero. È una media in grande spolvero qui a Suzuka. Ovviamente tra 5 giri ci aspettiamo la sosta dei piloti con partiti con la gomma media con credo per la trazione questa volta. Mamma, sembravano agganciarsi di nuovo. Era strapreso. Mamma mia, spiace, però era nell'aria, si erano agganciati troppe volte in uscita dal tornantino per la trazione di Birillo, alla 230R per le traiettorie un po' corrette. Poi mi sono rivisto in Matthew, perché in Russia è successa una cosa del genere, una situazione molto molto simpatica con Daniele Play girato totalmente in una curva, e che sono arrivato travando e me l'ho girato in pista. Fortunatamente il Ghost aveva funzionato lì, qui non era ancora attivato, se vogliamo. Purtroppo non ho visto un'ora di match, perché appena ho visto l'effetto pendolo di Dead per vedere dove finiva mi sono spostato con il subboard. Praticamente c'era il pin di Birillo girata praticamente in mezzo tra la Spoon 1 e la Spoon 2, quindi stavo andando verso l'esterno della via di fuga, tagliata, trovata in mezzo precisa sulla traiettoria. Anche se è una parabolica non è sceso come Vettel, quindi favorisca i documenti, gli ha chiesto il green pass, vuole passare, favorisca la documentazione. Intanto Giovi, ne ha approfittato per passare il Luca D'Amico.
Luca D'Amico ha passato a Rafa Idens. Questo sì, me lo sono perso. Però giochi in Serie A non l'avevo visto. Luca D'Amico passa a Rafa Idens e quindi si mette in virtuale leadership del Gran Premio di Suzuka, con Rafa Idens che ha anche preso mezzo secondo in questo giro. Vediamo, poiché non credo che Jay, Jovic e Dapropaulo arriveranno con, tra virgolette, poca carica, come abbiamo visto fare da Luca, Raffo, Subirillo e Nicola. Sicuramente Jay, non lo dico, però 15 secondi di vantaggio per di fare la sosta e mettere la gomma soft. Per Jay è molto intrigante, per Jovic e Dapropaulo una questione podio anche sarà interessante, poi vedremo con le varie penalità. Tanto i box Matthew e Birillo Dog, gomma soft vedi, e cambio ala. E segnalo che non è un mattonellato, ma sembrano i muri quelli delle case estive, vedi i muri quelli esterni tipo grattugiati, che ci passavi vicino e lasciavi lì mezza spalla quando ci strosciavi. Eh sì. Tanto gomma soft per Birillo Dog e gomma soft cambio ala per Matthew, quindi vediamo che passo potrà avere il pilota della Ferrari e potremo a questo punto fare una previsione nei confronti di quel che succederà tra qualche giro, ovvero il pit stop di J-Sport, quindi vedremo cosa succederà. Z Pro Mauro intanto è molto vicino a Giovi, i due che hanno fatto una gara praticamente tutte e due assieme e si sono rispettati parecchio quando Giovi non aveva più per trainare o magari doveva recuperare Hers. Z Pro Mauro lo sopravanzava, ha fatto una gara molto molto intelligente, i due piloti in seconda e terza posizione, su cui però sta tornando un grandissimo Luca D'Amico che ha staccato e ha tolto dalla zona di RS il buon Rafa Idens. Un secondo e quattro tra Luca D'Amico e Rafa Idens. A questo punto viene da pensare se Luca D'Amico dall'inizio poteva avere questo passo qui, perché è sempre stato dietro sia a Matthew che a Rafa Idens. Appena passato Rafa Idens e si è staccato anche di parecchio. Io voglio sperare che, non ci ho veramente fatto caso, ma spero non sia questo il modello. Oh, si è girato Rafa Idens, si è girato Rafa Idens in uscita di curva 2. Mannaggia. Meno male che Alessio Fiorino è distante, perché aveva fatto un rientro abbastanza velleitario, per utilizzare termini di FIFA 2001. Quanto lotta in casa Ferrari con Matteo che passa agevolmente Mr. X con il DRS, la gomma fresca. Dicevo, il volante della Ferrari è una delle cose più brutte che ho visto su questo Formula 2021. Non è modellato, se guardi al centro è tutto strano, spigoloso, è un ottagono praticamente il... No, si è girato Gianluca. Sì. Quasi come Rafa Idens un po' prima. Sì. Cioè, noi non vediamo il volante della Red Bull, un minimo è lavorato, idem dell'Alpina. Questa Ferrari sembra non finito, che hanno detto, ma l'hai fatto il volante? Ah no, metticene uno così a caso, un modello cinese. È terribile. No, dove? Ah no, il colpo di calcio pesante per Ernesto, sembrava stare andando dritto alla seconda idea. E intanto arriva il primo nomignolo, oltre a Tanio Idens c'è anche Sbinno Idens stasera, quindi il povero Raffo viene bersagliato dalla chat. Intanto Matthew passa agevolmente Marco Ganu ancora prima della spun, e ai box Giovi vediamo a questo punto forse un undercut può anche tentare per riuscire ad arrivare un pochettino più vicino forse a J-Sport e andarsi a giocare il podio che dicevi prima. Andiamo a vedere quanto si perde ai box, 20 secondi grosso modo. Allora, già che è uscito 20. Davanti ad Alessio Fiorino è ottimo, quindi già ciò gli passa. Ivano, giro veloce, 31.2. Avevano 7 secondi di vantaggio la coppia Giovi nei confronti di Luca quando era appena dietro Rafa Idens. Poi una volta Luca ha passato Rafa si sono un po' sgranati, quindi penso su una quindicina di secondi ecco lì cerco di recuperare in questo momento Giovi su Luca, perché siamo lì. Vediamo subito, 17 secondi, 16 secondi e qualcosa, quindi sì, hai fatto bene i calcoli, bravo Raffa. Grazie. Ma è interessante il passo di Luca, più che altro giusto per chiudere, perché prima quando proprio era dietro Rafa Idens era a 15 secondi da J-Sport. Ok che la gomma media sta anche iniziando a calare per Jay, però adesso siamo lì sui 13 e 6, quindi Luca pista libera,
quello sprint che è mancato nelle social e anche un po' l'anno scorso, fatta eccezione per alcune gare, sembra almeno questa sera esserci. Adesso lo sprint a pista libera in questa fase di gara. Vi sblocco un ricordo, prima che ho detto 17-16 secondi e qualcosa, vi sblocco un ricordo, 17 e un po', non so se ve la ricordate. Ma io tra 16 e 17 so che i numeri se poco prima... Se l'hai ricordato Marco perché si è appena smuttato il buon Noaro, radiocronista del Vicenza. Per essere più precisi, 17 e un po'. Bellissimo, spettacolare. Mai dire gol. Mai dire Mauro gol, mannaggia. No. Attenzione, andiamo avanti. Che poi, andiamo tanto per chiudere, a proposito di Mauro Gold, carica sul canale. Purtroppo quest'anno non farà parte dei campionati, annunciato il ritiro sul forum. Però lui carica sul suo canale e ci rivela ci fatti a Portimao. Maledetto. Ciao Mauro, ti voglio bene, però ci fai male. Così, mannaggia. Mannaggia. Sì, attenzione intanto perché... Luca D'Amico è arrivato a 2 secondi e 2 nei confronti di Z Pro Mauro. La gara intelligente fin qui, intelligente ovviamente in senso molto metaforico, però secondo me l'hanno fatta sia Giovi. No, ma no, ma non, non è, sia no. Mai, no, assolutamente, ma no. Per fare il cretino, scusa. Giovi secondo me è stato molto intelligente questa sera, e Flaminio è stato al di fuori delle bagarre, però adesso è quarto e denota un gran passo. Tanto J Sport ai box, 33esimo giro per lui, monta ovviamente gomma soft, vedremo a quanti quante posizioni perderà. Oddio, attenzione perché potrebbe uscire dietro a Flaminio, e questo sarebbe un gran colpo per il pilota della McLaren, perché Raffo Ilex mi pare si sia girato un'altra volta, addirittura 25 secondi. Esce a 5 secondi e 2 nei confronti del pilota dell'Alfa Romeo J Sport, quindi tutto sommato, attenzione, 10 secondi e 3 da recuperare nei confronti di facciamo anche 9 secondi e qualcosa, 10 secondi e 1 da recuperare su Z Pro Mauro, che si fermerà il prossimo giro. Attenzione perché mancano 20 giri e J Sport può avere un gran passo. Intanto Birillo Dog si passa a Marco Ganu perché il pilota Red Bull va ai box. Battaglie che attualmente potrebbero esserci. Ovviamente Giovi sta arrivando su Raffo Ilex, che ha 2 secondi attualmente dal pilota Alfa Romeo. Matthew sta risalendo di gran carriera ovviamente con questa gomma soft su Alessio Fiorino, quindi vedremo una finale di gara molto molto convincente e soprattutto spettacolare. Tanto Raffa, voglio far triggerare Mark perché dalla chat ci chiedono a che punto sta il DVD, se vuole dire che non è un DVD lo faccia anche in live. Non è un DVD, è un Blu-ray, è già la seconda edizione, è un Blu-ray. Passo la palla a Raffa. Fosse stato un DVD per comprimere i file se ne parlava, ecco. 2023, poi ci lavoriamo su, poi. È complicato. Dovevamo fare come la FIA con il rinvio dei nuovi componenti e dei nuovi regolamenti per le macchine. Sì, quindi, rinviamo di recente, esatto, il campionato l'anno prossimo, però. Perché non si è fatto il Blu-ray. Attenzione intanto perché in questi momenti sai di hilarità è che si è fatto, manca il 10%, però è riuscito a mettere insieme quel 10%, questo è il problema. Però si è fatto tutto, poi dici che fai, non lo finisci, ormai è fatto. Attenzione perché intanto in questi momenti di hilarità Luca D'Amico è arrivato a 4 decimi nei confronti di Z Pro Mauro, e quindi Z Pro Mauro che non è rientrato ancora ai box. Vediamo quanto vorrà andare avanti con questa gomma media usata all'esterno della spugna. Luca D'Amico tenta il sorpasso con un... insomma... Gli ha indicato la via, ha detto oh, guarda c'è qualcuno... Mai visto, Beppe, vai a sbattuto, vedere gli spettatori, mai attenzione perché sul rettilineo principale, addirittura prima della 130R, va a passare il buon Luca D'Amico. Vediamo che c'è un point è qui, se Mauro non si ferma e traziona bene. Vediamo, a questo punto se vuole... Piace, sì. Ha preso un po' di schiaffoni in trazione, massimo rispetto, però Luca è scappato via, è riuscita
vicina abbastanza, ma non troppo. 39 intanto il giro più veloce, abbatte il muro dell'1.31 J-Sport, che arriva a 2 secondi e 6 nei confronti di Flaminio. Quindi diciamo che il più probabile attualmente è J-Sport per una vittoria finale. Attenzione, segnatevelo, giro 35. E sì, assolutamente, ha fatto una gran gara, lo sottolineavano in tanti dalla chat. È stato veramente molto molto bravo a star lontano dai guai e soprattutto diligente sul fatto che ha montato una gomma media all'inizio della gara e ha fatto il tempo con la media, perché come ricordava Raffa, 1.28.8, un secondo di delta nei confronti della gomma soft, e ha preso esattamente un secondo da Re in qualifica. Quindi molto l'abbiamo visto anche molto concentrato in Francia il buon J-Sport, e quindi vedremo se quest'anno riuscirà a fare qualcosina in più. Però come ci ricordano dalla chat, purtroppo ha commesso quell'errore, quel testacoda, quei 6 secondi in più, che sono davvero pesanti, perché nel primo stint abbiamo visto tutti i piloti partire con la gomma soft, sì, con la quale hanno fatto la qualifica, ma andare in sofferenza in gestione già dal quinto giro. Quindi io al massimo do 8, 9, 10 giri di pura spinta per J, poi secondo me anche con lo scarico di carburante questa gomma dovrà gestire lo stesso per arrivare fino alla fine. Questi 3 secondi di penalità, Luca la gomma media prima abbiamo visto andare avere un pesante calo, ecco, rispetto alla media nuova. È interessante, non arriverà al traguardo compostissimo Luca, non lo farà nemmeno Jay, quindi sarà, non è finita, ecco, non è in mano a Jay questa vittoria. Se non avesse commesso quell'errore, certamente 6 secondi in meno, era già in zona a 3 secondi da Luca all'incirca, quindi è stato un peccato, ma ha reso la gara ancora più divertente. Lo fai solo per non gufare questa cosa qua, ma è difficilissimo. Però hai visto, con un anno intero di dover completare la Pro League, ti ho sentito mentre dovendola montare la Pro, poi ho sentito tutto ciò che hai detto, è difficilissimo. Birillo, bandiera gialla di Birillo sul intanto 35 Marco Gano, incredibile. Birillo Dog lo vedo andare molto molto lento. Sì, non so cosa sia successo, strano, vabbè, andiamo avanti. È un po' strano, intanto J-Sport è arrivato su Flaminio e Flaminio è arrivato su Z Pro Mauro, quindi potrà utilizzare l'ala posteriore mobile il pilota. Ce l'ha fatta, perché è arrivato a 9.10.000, quindi un pochettino troppo all'interno J-Sport purtroppo qui. Vorrei che sia arrivato un avviso per lui. Intanto J-Sport si fa tutto sulla destra e passa. Sì. Questi non sono 20 cavalli in più, però, che il DRS che Luca non aveva, perché l'ala è rimasta chiusa, ma gli ha tolto via il biscione, gliel'ha portato via. È rimasta un'anguilla. Mannaggia. E diciamo che J-Sport credo che non si aspettasse di ritrovarsi in questo momento Z Pro Mauro davanti, sì, perché con questa gomma media di 36 giri addirittura utilizzata, non è il punto migliore per prendere un pilota in queste condizioni. Infatti sta perdendo anche parecchio nei confronti di Luca D'Amico. Ovviamente poi ci sarà pista libera per andare a riprendere il pilota della Haas, quindi vedremo cosa potrà scaturire da una lotta finale. In questo modo Zanoro più che altro ha perso la posizione anche su Giovi, perché abbiamo visto che all'incirca ci vogliono 20, tra i 20 e i 23 secondi per fare la sosta, e in questo momento Zanoro sarebbe anche dietro a Matthew o appena davanti, lì in zona con Mattia De Campo comunque. Quindi è strana questa strategia di Mauro, allungare così tanto. Vuole evitare quel cliff della gomma soft che abbiamo visto comunque a fine stint, sì, che era gomma usata, però da rivedere l'entrata della casa Triangle, oppure in modalità voglio portarle fino al 100% e voglio vedere cosa succede. Dove arrivo come un treno? Quando è che buco? Vediamo. I cerchioni sono aderenti secondo voi?
Lo scopriremo a breve, perché le vedo parecchio segnate le gomme medie di Z Pro Mauro, quindi vedremo dove potrà arrivare. Intanto Tals 706, il marinaio spiegò le vele al vento, ma il vento non capì niente. Quattro mesi di queste battute, purtroppo qualcuno lo banni per cortesia, anche se si è appena sottoscritto per il quarto mese. Quindi grazie al buon Antonio Tannini. Le precedenti tre non c'ero, ma credo le abbia craccate a questo punto. Poi non lo so, dobbiamo recuperare. Dovremmo chiamare. Sì. E infatti il buon Mark credo l'abbia bannato. Comunque torniamo in pista, perché Vito Flaminio è negli scarichi della Mercedes di Z Pro Mauro. Vediamo se tenterà il sorpasso subito qui nel rettilineo tra la Spoon e la 130R. Oh no, mi si è scollegato il controllo. È un disastro. Per ora Fleming rimane in scia Z Pro Mauro, non tenta un tuffo esagerato alla Casio. Bene, allora tutto suo. No, invece fatto è... Mauro dice ho fatto pure io, ho fatto tutto nel box, arrivederci. Arrivederci e grazie. E va quindi ai box. Madonna, ma che brutte. Ma perché sono così sporche adesso le Formula 1? Cioè, perché vogliono fare questa grafica? Io non so se l'abbiamo visto anche in live, questo primo piano del musetto anteriore della Mercedes. Cioè, sembrava avesse fatto Rally Safari. Ma che cos'è? C'era la telecamera dall'alto, ecco, non si è percepito benissimo. Mannaggia. A me sono piaciute veramente tanto le vetture sporche, ma dopo la tormenta che c'è stata l'anno scorso a Istanbul. Poi vedere le vetture arrivare in quel modo è stato proprio... Ah, sono belle le vetture delle Endurance quando arrivano alla fine, però per 24 ore di gara o la tormenta abbiamo visto a Istanbul, qui insomma quanti moscerini c'è proprio un burro ogni curva di moscerini per ridurle in quel modo in 10 giri è abbastanza particolare. Intanto la tormenta è nel posteriore di Alessio Fiorino, che lo stava mettendo da tutte le parti con me. Molto sportivo Alessio Fiorino, che si ha allargato. Forse Matthew l'ha lasciato passare, perché si è accorto di averlo fatto spaventare in un poco. Gianluco quasi lo spinge. E si creano delle situazioni un po' così. Attenzione, Matthew che va tutto sulla sinistra. E quindi ma è molto scarico comunque Alessio Fiorino, ondeggiano le macchine in questo lungo rettilineo. Poi però Matthew passa nei confronti del pilota Williams e quindi si porta in sesta posizione, 8 secondi e 6 da recuperare nei confronti di Giovi, che sta arrivando su Raffo Ilex, un Raffo Ilex che è totalmente calato con questa gomma media. Io comunque ringrazio la tecnologia per aver dato delle connessioni più o meno stabili abbastanza in tutta Italia, perché correre con queste macchine, con questi movimenti, con le connessioni marche del 2014-2015, io non so quante esplosioni. Mi permetto di dire, non perché non l'avrei voluto, mi sarebbe piaciuto vederlo, ma meno male che non ha corso Matheus questa sera, perché sappiamo tutti il ping Brasile-Italia non è una passeggiata, poi se vuole dire qualcosa il buon Mark, ma qui lì avresti dovuto lavorare in portoghese, poi non lo so, ma le connessioni ormai siamo nel 2021, penso che insomma non ci siano più problemi che c'erano 3-4 anni fa, quindi perché no? Vediamo la prossima gara venerdì, dove quasi sicuramente sarà presente. Vediamo un po'. Dalla chat ci chiedono se la spoilereremo a fine live o assolutamente no. Niente ragazzi. Però dovete aspettare. Secondo me, se deve correre un pilota non è portoghese. No, è brasiliano. Mannaggia, no, è saltato tutto. Era fatto. Perché? Cosa volevi dire? Appena introdotta pilota portoghese per farlo esordire, farlo sentire a casa, dai, insomma, amico, per vedere i tagli, per capire meglio i campionati, dai, Mark, amico, non, lo dico per il bene dei campionati, amico, non per altro. Io continuo a non averla capito, mi sento solo in questo momento, quindi niente, abbiate pazienza. Rimarrei da solo.
Intanto J-Sport 2 secondi e 9 nei confronti di Luca D'Amico, che quando aveva sorpassato Fit Flaminio e Zeta Pro Mauro aveva 3 secondi e mezzo da recuperare. Quindi vedremo se il calo della soft potrebbe essere papabile tra qualche giro, priverà J-Sport di una rimontona. In questo momento ha recuperato 3 decimi solo la spuna, quindi mi sa di no. Però vedremo anche la difesa di Luca D'Amico come sarà. Tanto Zeta Pro Mauro sta arrivando negli scarichi di Matthew e a sua volta ha recuperato tantissimo nei confronti di Giovi, quindi vediamo se Matthew potrà andare a recuperare Giovi e poi, perché no, anche andare a prendere la Foidex, che è in quarta posizione e che con queste medie non si è ancora trovato a suo agio, diciamo. Intravede la Russia, la terra... No, vabbè, non lo dico, perché insomma... No, suocerà in cose politiche brutte. Intravede Luca D'Amico, J-Sport. No, nel comitato olimpico russo. Ecco, 34, disastro. Ci bannano, Twitch è sensibile, alcune cose ci bannano, evitiamo. Non... In 1.34 il giro più veloce di Zeta Pro Mauro, che è arrivato negli scarichi questa volta anche nella zona di RST Matthew, quindi vediamo se il pilota dell'Alfa Romeo ne avrà della Mercedes ne avrà abbastanza per tentare il sorpasso sulla rossissima Ferrari di Matthew. E vedremo anche intanto G-Sport 2 secondi e mezzo, tutto sommato rimane così il distacco dal leader della gara Luca D'Amico, che anche nel 2019 comunque aveva corso qui nella pre-season e aveva vinto con l'Alfa Romeo secondo posto per Dovi Power. Mamma mia, cosa mi dici? Il mio primo commento su Fit. Mamma mia, cosa stiamo andando a recuperare? Attenzione, intanto, perché Birillo Dog ovviamente si lascia sopravanzare dalle vetture che stavano arrivando. Forse una disconnessione del... Cosa è successo a Birillo Dog? Mark, tu sai qualcosa? Si è girato? No, non ho visto. È entrata in box, ma non ho notato motivo. Non ho capito se ha rotto qualcosa oppure semplicemente l'entrata. Bene, quindi è un mistero. Il terzo mistero di Fatima, naturalmente. Tanto Fitmark ha riscattato un bevete, potevi anche dircelo in questa tua breve uscita. Quindi noi beviamo, io bevo, poi non so se la beva. Io prima pongo una domanda alla chat da puro ignorantone: perché abbiamo visto sulla destra prima, insomma, impressione, il grafico, ci hanno fatto un raffronto tra l'usura delle gomme di Luca e Jay, quindi Fit Luca e J-Sport VR46 in prima e seconda posizione, tanto di nuovo testato per Birillo Dog, quindi abbiamo risolto anche questo mistero. Voi risolvete il mistero del perché AWS sotto era sotto c'era scritto Powered by AWS e poi il sorriso che mi sembra quello di Prime e Amazon. Amazon qualcosa consegna le gomme, come fa ad avere è proprio Amazon. Aspetta che te lo vado a cercare. Sì, ma perché quella grafica con l'usura delle gomme è curata da Amazon? Amazon è perché le porta perché i corrieri Amazon vanno in giro sulle gomme Pirelli, cioè, lo sanno tutti. I test della Pirelli l'hanno fatti sui furgoni dei corrieri Amazon. Perché questo si entra in un tema particolarmente intrigante, perché i furgoni Amazon Formula 1 Amazon Web Service, al posto, vedi? Della Williams, vedi, 30 anni. Allora, Amazon Web Service è un'azienda statunitense di proprietà del gruppo Amazon che fornisce servizi di cloud computing su un'omonima piattaforma on demand. Questo è. E perché questi curano, mostrano la grafica? Ma che ne so, che cosa vuol dire computing, signore ingegnere? Marco? Io tutto posso essere tranne che ingegnere, quello proprio ogni tanto metto lo scotch per le cose molto strane. Computing vuol dire informatica. Computing. O computing. No. Computing.
Ah, ok. Quindi informatica, quindi che cos'è sostanzialmente sto AWS? Non so se AWS. Ma io che ne so. Vabbè, ah, non lo sa neanche lei. Vabbè, io sono scrivo a Liberty Media, concentrato a far quello. Era completamente sconosciuta ai più questa società, niente. Non si sa che cosa sia. Non che taglio, non voglio richiedere il giro. Allora, come primo ospite della pre-gara con la Master League, contatterò qualcuno di Liberty Media, vedremo se avremo una risposta, un rappresentante di AWS. Perché AWS? Perché? Ma è quello che non capisco, ce ne sono tanti, boh, non lo so, probabilmente cureranno la sicurezza dei dati, ecco, delle varie telemetrie, ma è vero, non ne ho la benché bene. Vabbè, fanno da sponsor alla Ferrari anche la AWS. E gliene potrebbero che ancora un po' meglio il controllo delle gomme, perché ho visto alcune cose. Ammicchiate, è Binotto che sta facendo tutto, che va per far vedere cose sbagliate sul degrado delle gomme. Andiamo avanti, attenzione, J-Sport. Anche, io non ci dormo stasera, andiamo avanti, ecco, è facile. 8 giri alla fine con J-Sport che è arrivata a 2 secondi nei confronti di Luca D'Amico, 1.8, ne guadagna tantissimo ovviamente qua alla spoon, è sceso sotto i 2 secondi, non ha più però tantissima carica elettrica, quindi ovviamente perde un pochettino sul dritto il pilota della McLaren, intanto altri 3 secondi per Raffo Idex. E poi Raffo Idex un pochettino però sta recuperando nei confronti di Flaminio, perché era a 9 secondi, adesso 8 secondi e 7. Non vorrei che abbia danneggiato qualcosa a questo punto Raffo Idex nel parapiglia, che sia causato poi con il ritiro di Nicola e il ritiro di Dedde, quindi speriamo non abbia danneggiato magari i side pod, come dice l'ingegnere di pista, quindi sarebbe la parte posteriore della macchina, e quello fa diventare tantissimo sottosterzante la vettura. L'ho visto il controllo alla Dunlop, sì, l'ho visto il controllo alla Dunlop DJ, che tutto sommato anche la Degner 2 è uscito di traverso, 2 secondi e 2 infatti ha perso purtroppo Jay con queste correzioni. Con un comunque Matthew che è arrivato a 4 secondi e 4 nei confronti di Giovi, e si sta portando dietro un Z Pro Mauro che continua a tenere il passo, sì, anche con gomme soft più nuove per il pilota Mercedes, però continua a tenere il passo di un ottimo Matthew che sta risalendo nei confronti del pilota dell'Alfa Tauri stasera. Invece Raffo Idex sembra aver trovato un pochettino più di fiducia, perché è arrivato a 8 secondi e mezzo, quindi ha recuperato ancora 2 decimini nei confronti del compagno di squadra, almeno per stasera, Fit Flaminio. Là dietro Gianluca Ocu sta arrivando su Mister X, quindi potrebbe esserci battaglia anche per loro. C'è da segnalare che solo 4 piloti concluderanno attualmente senza penalità, quindi lo sottolineo attualmente, ovvero Luca D'Amico, Flaminio, Matthew e Mister X, quindi tutte motorizzate Ferrari, non hanno preso penalità, eccoli lì. Boom, Mister X 3 secondi, molto bene Mister X 3 secondi, quindi scendono a 3 i piloti senza penalità. Mister X che viene incalzato dalla Red Bull di Gianluca Ocu. Signore, lasciate che non è che sei pazzo, perché nel mentre tu dici Mister X, a noi sopra è uscito Birillo Dog, quindi l'hanno preso insieme sia Birillo che Mister X. È uscito subito. Siamo Mister X e poi dopo pazzia, però ancora un po' ci siamo. E niente, attenzione, quindi Gianluca Ocu si fa vedere nei confronti di Mister X, si fa tutto sulla sinistra con Mister X che tira una grandissima staccata all'esterno e si difende dalla Red Bull di Gianluca Ocu, quindi grandissima manovra di Mister X. Z Pro Mauro invece continua a seguire molto molto da vicino la Ferrari di Matthew, che sta continuando a recuperare decimo dopo decimo Giovi, perché arriva addirittura sotto i 4 secondi il distacco che c'è tra l'Alfa Tauri e la Ferrari, quindi vedremo se magari potrà tentare
sorpasso, magari un azzardo di un attacco nei confronti di Giove per andarsi a riprendere, a prendere almeno una top 5 il buon Matthew. Certo è che era uscito a 10 secondi e ha mostrato di nuovo di avere un gran passo nei confronti di Giove, che addirittura ha due giri su gomma usata in meno. Invece J-Sport 2 secondi e 3, 2 secondi e 4, non vorrei che abbia fatto un altro errore. Stanno incominciando a cedere le gomme soft di J. A questo punto ha fatto molto molto bene Z Pro Mauro, anche se sì, è uscito parecchio indietro, però Z Pro Mauro ha ben 6 giri in meno di J-Sport. Magari non vedrà ancora il cliff della gomma soft. Ha fatto molto bene Z Pro Mauro se lo raffrontiamo a Giovi, perché magari erano, cioè, si sono fermati. Giovi si è fermato che era appena davanti a Z Pro Mauro di pochissimo. Tanto di roba di ragionamento 1, credo Birillo ancora in difficoltà, no? No, no, è... Gianluca con Mr. X che è ruotata e ha danneggiato per Gianluca con testa quota per Mr. X e impatta anche violentemente con il possedere. E indovina chi è che si era girato? Zeta Pro Mauro, no, oltre a Mister, esatto, esatto, ma non si può lavorare. Sì, alla Dunlop. Arrivederci, vediamo la live. Basta. Alla Dunlop si era girato Zeta Pro Mauro, perché addirittura è arrivato a 10 secondi da Matthew. E niente, andiamo avanti dopo l'ennesima gufa. Stasera ce ne sono tre: una per il povero Mister X, una per per Z Pro Mauro e l'altra non mi ricordo per chi, purtroppo. Scusatemi, la demenza senile avanza. 2 secondi e 6 là davanti con Giallucocus che si è rigirato alla... sta lasciando strada pesante da all'ala. Sono curioso anche di vedere il danno che ha ricevuto Ernesto. Vediamo se ci dice qualcosa la visuale dall'esterno. Sembra non aver ricevuto alcun danno. Intanto adesso è ferino altri 3 secondi, perché lo vedo molto fluido e l'ho visto tanto fluido anche la spugna. Bandiera gialla nel T1. Ah, si è girato Giovi. Vabbè, non si può fare un raffronto, però tra piloti. Basta! Basta! Allora, Jay, manchi tu forza, così ci distrugge totalmente ogni convinzione e abbiamo finito questa sera. L'unico della quale abbiamo parlato poco è Luca. Abbiamo... però basta. Flaminio o Luca D'Amico? Non lo specifico, se no siamo felici. Non lo specifico, anche perché non hanno entrambi penalità, quindi finisce malissimo nei prossimi 4 giri. E neanche Matthew. Oh, ecco, attenzione, bandiera gialla del team. Che fatica. Vabbè, ma così col terrore non è possibile, non si può lavorare così. Buonasera Mauro Gold, è arrivato in un momento un po' così. Tanto la Red Bull è sponsorizzata da Tezos, che è il fratello di Bezos. Che cos'è? Il fratello gemello di Bezos. Va bene, no. Andiamo avanti. Alessio Ferino vicinissimo a Z Pro Mauro. Chiusa. Oh, sì, ci siamo. Ciao, salve, Dave. C'è stato purtroppo un crash dovuto a una mia battuta bruttissima. La connessione di Rafa si è risentita. Attenzione, intanto bandiera gialla. Quindi, fortunatamente non è successo nulla. E un amico è arrivato addirittura a 4 secondi e mezzo nei confronti di molto, molto arrembante nei confronti del pilota della Haas. A questo punto, purtroppo, c'è stato comunque. Ha fatto un gran bene ad andare avanti, visto poi il degrado così della gomma soft. Ha perso un pochettino quando gli altri sono rientrati nell'undercut, però poi
sta pagando la parte finale addirittura con un Z Promover che sta arrivando di nuovo sotto Giovi, ma ormai mancano solamente due giri e Luca D'Amico per la penultima volta va a fare la 130R, anzi terz'ultima volta, terz'ultima volta per lui e la casa Triangle. Escono molto stretti quest'anno, se lo facevi nel 2019 non ti ritrovavi esattamente in pista. 29.3 per Gianluca Coccu, il giro più veloce della gara per il pilota Red Bull, autore di un contatto nel finale con Mr. X. Ha altri 3 secondi per Raffo Ilex, e quindi attualmente sarebbe in quinta posizione il pilota Alfa Romeo, perché Matthew sta continuando a recuperare su di lui, arrivando a 5 secondi e 4 nei confronti di Raffo Ilex. Attualmente J-Sport, andiamo a vedere le penalità così poi ci lanci, immergiamo nell'ultimo giro. 3 secondi per J-Sport, quindi la seconda posizione attualmente è in cassaforte. 9 secondi per Raffo Ilex e anche per Marco Ganu e anche per Birillo 3 secondi per Gianluca Coccu, Mr. X, Z Pro Mauro e Giovi, e 6 secondi invece per Alessio Fiorino. Quindi tutto sommato là dietro rimarranno tutti nelle stesse posizioni, e l'unico che perderà qualche posizione per la penalità è proprio Raffo Ilex nei confronti di Matthew. Andiamo quindi sul leader della gara, il buon Luca D'Amico, che per la penultima volta, questa volta è giusto, transiterà per la Casio Triangle e andrà a incominciare l'ultimo giro. Dicevamo, gran gara di D'Amico, molto molto intelligente, è stato lontano dai guai che sono successi nella parte centrale di gara dopo i pit stop dei piloti là davanti. Un primo stint che aveva visto un grandissimo duello tra Raffo Ilex e Matthew, poi purtroppo qualche contatto di troppo nel gruppone di metà classifica, perché ovviamente non si erano fermati alcuni piloti, e quindi la gara è andata poi ad assottigliarsi, diciamo, nei confronti dello spettacolo che avevamo visto nel primo stint. Ma tutto sommato diciamo che questa seconda parte di gara è servita un po' anche allo staff e soprattutto ai piloti per vedere ovviamente dei piloti nei confronti dei loro avversari. Vediamo, no, Ganu ovviamente non può andare all'attacco attualmente di Mr. X, è a un secondo e uno, non è riuscito neanche a prendere il DRS purtroppo il pilota della Red Bull. Potevano magari regalarci un'ultima battaglia, ma invece concentriamoci su D'Amico che arriva alla 130R. E come nel 2019, e chissà se porterà bene, perché nel 2019 vinse qui e poi vinse il titolo, vedremo se porterà bene anche quest'anno. Luca D'Amico vince la terza gara di pre-season quest'anno a Suzuka, grandissima prova per lui. Arriverà un J-Sport che è sembrato di avere un grandissimo potenziale per andare a vincere questa gara, soprattutto grandissimo il primo stint con la gomma soft. Flaminio si conferma in grande spolvero dopo diverse pre-season e diverse social race. Arriva anche Raffo Ilex che con la gomma media non si è trovato, poi magari glielo chiederà il buon Marco nel party post gara se aveva qualche danno. A questo punto mi viene da dire questo. Metti ovviamente in quarta posizione, passa davanti a Raffo Ilex in quinta. Giovi sesto, grandissima gara per lui anche, molto intelligente la sua gara a tirarsi dall'inizio insieme a Z Pro Mauro, che purtroppo è stato autore di un testa coda nelle ultime tornate. Alessio Fiorino arriva ottavo, nono Mr. X, decimo Marco Ganu, undicesimo Gianluca Coccu, anche lui autore di qualche testa coda, dodicesimo il buon Birillo Dog che va a terminare anche lui la gara. Considerazioni finali sia Marco poi e anche Raffa? Lascio la parola a è caduto Raffa. No, ci sono. Ah no, molto bene. No, mi metti paura Marco. Quando non ti sento. Avevi detto prima Marco, poi Raffa. Marco mi cede la parola. Considerazione finale. Peccato una punita su un pilota con del potenziale. Però come detto in precedenza, per me che è stata una pre-season che ha dimostrato davvero dove. Ossia,
non bene dov'è il limite, però il fatto che tanti piloti possono andare facilmente oltre, e anche piloti blasonati, fortissimi, abbiamo visto vincere un sacco di gare da noi l'anno scorso, in generale, insomma, nella varia community di Formula 1. E intrigante, sagace, mi piace, sempre piaciuto fin dalla beta questo capitolo, poiché si riparte quasi tutti da zero, è complicato, è impicciato, bisogna imparare bene i setup, c'è chi guida con una vettura più spostata al posteriore, quindi nel panico, nel caos del gruppo forse ti spaventa e ti porta a commettere degli errori. È molto intrigante, è magari un bel modo di chiudere con queste tipologie di vetture per poi passare un 2022 dove spero si ripartirà ancora di più da zero per tutti quanti. Oh, attenzione, intanto vabbè, Marco se n'è andato e non ritorna più, il treno da 7:30 è vuoto senza lui. Vada, signor Luccone. Buonanotte. Ciao Marco. Ma come, no, niente considerazioni finali? Niente, non le faccio perché niente. Devo scappare in parte con i ragazzi. Domanda finale, intanto buonanotte Marco, e domanda finale dalla chat, perché c'è il buon Kaisermat che dice: quando correte voi due, quindi penso io e te, buon Raffa, domani o venerdì? Ecco, bella domanda questa, rispondete. Ma io che ne so, se lei non annuncia venerdì, cosa ne so? Io domani non corro, sono sicuro, quindi il buon Raffa non so se corre... Io quest'anno domani faccio da tappabughi, se serve al 50 vorrò al 50, se serve al 100 vorrò al 100, quindi è indifferente. È così, è con questo piglio, ragazzi, che ci state seguendo, che si... No, allenandomi, palesemente, quest'anno voglio di allenarmi, voglio il gioco è bello, voglio imparare, però ecco, la categoria non ci credi neanche quindi. Tu. No, ci... lo giuro, quest'anno mi piace, anzi, sono rimasto deluso del fatto Clippatela. Che un era andato abbastanza bene e poi che non mi ero girato, però veramente, lo giuro che quest'anno... Appena capisco che capirò, sto mi alleno, lo giuro, quindi, perché sia se Clippatela, finisco al 50 ragazzi, o al 100 se c'è gente con cui allenarmi, quindi quest'anno sì, dai. Dopo 3000 clip di questa tua frase, direi che è ora di concludere, perché si è fatta una certa e abbiamo tutti abbastanza sonno, ma il sonno non ci è venuto dietro per la gara, perché abbiamo visto una gara frizzantina, soprattutto nella metà del corso di questo bellissimo Gran Premio. Io vi ringrazio, vi ricordo che potete trovarci su ogni social, www.formulaitalianteam.com, per vedere e seguire qualsiasi cosa succede su questo sito. Seguite ovviamente Twitch e YouTube, per chi magari si perdesse la diretta, la live su questo canale Twitch, ci sarà anche la differita sul nostro canale YouTube, ovviamente Formula Italian Team. Io vi ringrazio, è stato bello, ringrazio il buon Raffa. Grazie mille a te Andre, e visto che ne abbiamo fatte poche della pre-season, grazie e complimenti anche a tutti i ragazzi che finora comunque si stanno tutti impegnando, allenando, quindi bravi tutti, no? Spesso cazzeggio, però bravi, poiché, come detto, non è un gioco facile, letto tutti dalla chat, bravi così, dai. Mantenete questo spirito anche per i campionati, perché quest'anno ci sarà da divertirsi. Io vi ringrazio, vi do la buonanotte e chissà, rimanete aggiornati, magari ci sarà la live anche domani, Formula Italian Team Official Channel sul Telegram. Buonanotte, ciao ciao ciao, ciao.